Lo scorso 22 giugno si è svolta una tavola rotonda in collaborazione con la Società Italiana degli Economisti e l'Accademia Nazionale dei Lincei, in cui sono state avanzate delle riflessioni sulle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. La pubblicazione della relazione annuale e la presentazione delle considerazioni finali da parte del governatore della Banca d'Italia rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per l'analisi economica e della politica economica del nostro paese. La tavola rotonda è stata moderata dal professor Marcello Signorelli dell'Università degli Studi di Perugia, nonché membro della Società Italiana degli Economisti. L'obiettivo di questa tavola rotonda era triplice: da un lato presentare alcune riflessioni sui principali sviluppi della situazione italiana e internazionale nell'attuale situazione di crisi legata ovviamente alla diffusione del Covid-19, ma anche quella di stimolare un dibattito interdisciplinare, sfruttando l'opportunità di avere degli economisti di diversa formazione, background e specializzati in campi differenti, e ovviamente anche quello di contribuire alla divulgazione scientifica nell'ambito della scienza economica. Allora, passo velocemente la parola all'ultima relatrice, Maria De Paola, che è professore ordinario di Economia Politica al Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell'Università della Calabria, è prorettrice vicaria all'Università della Calabria, è membro della Commissione di Genere della Società Italiana degli Economisti, si occupa prevalentemente di economia del lavoro, valutazione di politiche pubbliche, economia sperimentale. Ha pubblicato numerosi articoli su importanti riviste internazionali, tra cui Journal of Labor Economics, Journal of Public Economics, l'European Economic Review. Mi limito a citare un influente saggio pubblicato sul Journal of Public Economics nel 2010 con coautore Scoppa, dal titolo Can Gender Quotas Breakdown Negative Stereotypes? Evidences from Changes in Electoral Rules. La parola a Maria De Paola, prego. Buongiorno a tutti e grazie di questo invito. Il mio intervento è appunto sull'effetto differenziato della crisi, dell'emergenza sanitaria sulla nostra società e in particolare l'effetto differenziato a seconda del genere. E come diceva nel suo intervento iniziale il governatore, mentre le precedenti crisi sembravano crisi che impattavano in maniera negativa soprattutto sulla componente maschile, quello che possiamo rilevare invece dai primi dati che sono stati resi disponibili è invece un fenomeno diverso ed è un impatto al momento che sembra essere in qualche maniera più forte sulle donne. Questo si rileva sia dai dati che abbiamo al momento per quel che riguarda il nostro paese, ma è un'evidenza che è condivisa anche da altri paesi, sia europei che non. Per quel che riguarda i dati italiani, vi faccio vedere velocemente e i dati che sono stati resi ad esempio disponibili dall'Istat relativi al mese di aprile del 2020, quello che mostrano è una riduzione ad esempio nel tasso di attività femminile di 4,3 punti e una riduzione del tasso di occupazione di 1,3 punti. Ovviamente lo stesso si osserva anche relativamente alla componente maschile, ma con riduzioni che sono inferiori. Per quel che riguarda il tasso di attività, la riduzione è del 3,6, per quel che riguarda il tasso di occupazione è di 0,9. Quindi non sono differenze grandissime, ma sono differenze che vengono confermate anche per Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, ad esempio in questo lavoro di Adam Prals ed altri del 2020. E stessa evidenza ci viene data anche da Alma Laurea, che per quest'anno ha deciso di pubblicare anche dei dati preliminari sull'andamento dell'occupazione per i laureati nel primo semestre, in realtà
i dati sono stati rilevati tra marzo e primi di giugno, quindi sui primi 5 mesi del 2020, e quindi quelli che sono stati duramente colpiti dalle circostanze che si sono venuti a creare. Anche qua quello che notiamo è una riduzione, ad esempio, del tasso di occupazione delle donne di 8 punti per i laureati di primo livello, e scusatemi, per gli uomini di 8 punti e per le donne di 10 punti. E questa cosa è sistematica perché la si osserva anche tra i laureati di secondo livello. Di nuovo qui per fortuna la riduzione del tasso di occupazione è inferiore, c'è una riduzione di 1 punto per gli uomini e 2 punti per le donne. Quindi notiamo sempre questo. Quello che prima si diceva sul tasso di disoccupazione, che si è ridotto, ma la riduzione dipende soprattutto dalla minore partecipazione e dal fatto che le persone hanno smesso di cercare lavoro. E questo ancora una volta ha riguardato di più le donne, probabilmente perché si sono trovate, e ci tornerò anche dopo, con un carico familiare di cura e domestico che è stato superiore a quello che era già gravoso e che contraddistingueva la società italiana già prima della crisi. Da cosa dipende questo diverso impatto? Beh, non è così facile dirlo. Rispetto a quello che sono le informazioni che abbiamo al momento, è vero che le donne ovviamente hanno una presenza nei diversi settori che è diversa dagli uomini, ma in base ad esempio a quello che è riportato nella relazione della Banca d'Italia, si riporta che il 72% delle donne sono occupate in attività essenziali, perché c'è una presenza massiccia delle donne, ad esempio, nel settore della sanità o nelle scuole, contro il 62% degli uomini. Quindi in realtà in Italia, in base a questi dati, le donne sono presenti in maniera forte nelle attività essenziali, e quindi questa differenza che andiamo a vedere sugli esiti occupazionali può in parte dipendere da questo, può dipendere dal fatto che alcuni settori in cui le donne sono fortemente presenti sono quelli che tardano a riprendere, servizi, turismo, dove c'è una forte componente anche femminile, sono i settori che ancora risentono particolarmente della crisi. Ma potrebbe essere anche che questo divario è dovuto a minore assunzioni, cioè le donne hanno avuto rispetto all'anno precedente nuove assunzioni in misura molto minore rispetto agli uomini. E questo potrebbe essere sia per preferenze che dei datori di lavoro, nel momento in cui si trovano a dover scegliere, preferiscono in momenti di scarsità assumere un uomo, oppure per il fatto anche che le donne hanno cercato meno attivamente lavoro, scoraggiate e caricate di lavoro domestico e di cura. Quello che è evidenziato, e si diceva prima, sempre sia nell'intervento del governatore, ma anche in altri interventi che mi hanno preceduta, quello che si è evidenziato anche in questa crisi è un cambiamento nelle modalità di lavoro, e anche qua ci sono differenze, perché come si riporta in questo grafico che ho preso da Del Boca ed altri del 2020 e riguarda dati di un campione di lavoratori e lavoratrici italiane, quello che vedete, le donne hanno lavorato a casa più degli uomini, cioè quindi hanno utilizzato di più la modalità di smart working rispetto agli uomini, e questo ancora una volta non è un'evidenza che riguarda solo il nostro paese,
paese, ma è un'evidenza, come mostra ad esempio Petrongolo 2020, che è comune anche ad altri paesi. Le donne sono concentrate in settori che sono più facilmente convertibili allo smart working, e questo potrebbe sembrare una buona notizia, in parte forse è una buona notizia, ma è da valutare con grande attenzione. Quello che può sembrare una buona notizia può però nascondere anche molte insidie, ed è fonte appunto di opportunità e di rischio, perché le donne notoriamente hanno una preferenza molto più forte degli uomini per lavori di tipo flessibile, e quindi potrebbero forse beneficiare di più di questa modalità che permette loro di conciliare meglio. Ma ci sono evidenze di cui non bisogna dimenticarsi, ad esempio quelle riportate in una rassegna della letteratura da Bertrand 2019, in cui mostra appunto che questa preferenza per la flessibilità è una cosa che poi in realtà si ritorce contro le donne, e a cui è attribuibile gran parte del gender gap. Ed è vero che gran parte dei lavori ad alto reddito sono lavori che in qualche maniera sono caratterizzati da qualche forma di inflessibilità. Cioè, quindi questo desiderio di mettere insieme tutto e di far funzionare tutto, e quindi pensare che lo smart working riesca a conciliare facilmente per le donne le necessità che derivano dal carico domestico che hanno con le necessità del mercato del lavoro, può essere in realtà non così facile da raggiungere. Potremmo finire con donne che si trovano ad avere un eccesso di peso da questo tipo di impegno familiare, che viene fuori ancora una volta da studi che sono stati prodotti in questo periodo, sia per l'Italia sia per la Gran Bretagna. Si mostra che durante la pandemia il lavoro delle donne è aumentato sia nelle attività domestiche che in quello di cura dei bambini, e che il tempo che le donne dedicano a questa attività è meno flessibile alla condizione lavorativa, cioè quindi o lavorano o no, queste cose le fanno, mentre gli uomini tendono a farle, le hanno fatte un po' di più rispetto al passato, ma soprattutto quando non lavorano. Quindi segnala appunto questo tipo di studi che ci potrebbe essere un aggravio. E questo aggravio appunto ha delle conseguenze, cioè il fatto di fare tante cose ha conseguenze, non è così semplice riuscire a conciliare il tutto, e quindi bisogna stare attenti a chiederlo, a dare per scontato che le donne lo possano fare, che lo smart working le aiuta, perché ci può essere un costo in termini di minore produttività. C'è questo lavoro che è di Adam e Prals, che ho già citato anche prima perché è stato molto produttivo durante la pandemia, pubblicando una serie di studi interessanti, e mostra questo studio un esempio di costo che deriva da interruzioni e sovraccarico domestico. Cosa esamina? Esamina 2 milioni di attività svolte su Amazon Mechanical Turk, e fa vedere che non ci sono differenze di genere né nella selezione delle attività né nell'esperienza che hanno maschi e femmine sulla piattaforma, però le donne guadagnano circa il 20% in meno all'ora. E questa differenza del 20% è spiegata dal fatto che le donne lavorano in maniera frammentata. Interruzioni continue che riducono la velocità nel completamento dei task, e di conseguenza poi una riduzione del guadagno. E sono soprattutto le donne con bambini piccoli che segnalano appunto come, a causa delle responsabilità domestiche, la loro capacità di pianificare e di completare i task presi si riduce. E c'è
Un altro esempio di differente produttività nel periodo del lockdown, che è quello che riguarda noi economiste. C'è questo studio di Amano e Patigno ed altri che mostrano appunto come nel periodo del lockdown, tutti sappiamo, c'è stato un fiorire di pubblicazioni, un grande sforzo, e infatti vedete questi sono tutti i dati che derivano da due collane di working papers, MBR e CERB, e vedete c'è un incremento nel 2020. Questo incremento in realtà però è dovuto soprattutto agli uomini. E se si vanno a vedere le donne economiste che hanno lavorato sul tema Covid, sono il 12%, sono pochissime. E sono ancora sono soprattutto poche quelle giovani che hanno cambiato oppure si sono interessate a un nuovo tema di ricerca e quindi che richiede uno sforzo aggiuntivo rispetto al fatto di continuare nei temi di ricerca già svolti in precedenza, e sono soprattutto giovani e donne a metà carriera, quelle che probabilmente hanno anche un carico familiare maggiore. Quindi perché dico questo, perché vi porto questi studi? Perché ritengo sia importante aver presente che non avviene senza un costo il fatto di avere un carico maggiore, quindi anche lo smart working potrebbe avere conseguenze di lungo periodo che vanno ponderate con grande attenzione dalle donne stesse innanzitutto. E poi ci sono altre conseguenze. Una cosa che ha messo in evidenza la pandemia è un differente disagio psicologico. Cioè, le donne hanno sofferto di più, tutte le indagini che sono state realizzate vanno nella stessa direzione, e non è chiaro da cosa dipenda questo maggiore disagio psicologico, se dipende dal fatto che, appunto, come dicevo prima, in alcuni casi ci si è trovati con un carico maggiore che si è aggiunto a quello già pesante che caratterizzava molte società, oppure se dipende anche da una sensibilità diversa dalle donne. Questo studio che è di Arpino ed altri mostra ad esempio che per l'Italia, la Spagna e la Francia le donne tendono ad essere più, hanno manifestato di più sintomi di depressione durante la pandemia, e riguarda un campione di popolazione adulta impegnata nel mercato del lavoro e con figli anche. Mentre qua sono i dati che derivano da uno studio mio e di altri colleghi su circa 3.000 studenti che quindi non hanno grandi responsabilità familiari, ma ancora anche qua c'è questa differenza forte nel disagio. Quindi le donne hanno vissuto e sono venute fuori queste differenze durante la pandemia, ed è divenuta fuori anche una differenza nel tipo di comportamenti. Le donne sembrano avere, in qualche maniera, molta letteratura mostra che sono più avverse al rischio degli uomini, e in realtà sembrano essere più avverse al rischio degli uomini nel dominio della salute. Si è discusso molto nei media durante la fase di lockdown se le donne leader erano state più capaci degli uomini leader di gestire la crisi. Abbiamo evidenza di comportamenti diversi, e anche le indagini che vanno ad esaminare le intenzioni sui comportamenti di prevenzione e distanziamento mostrano che le donne hanno una tendenza a rispettare maggiormente queste regole. Quindi sono venute fuori diverse cose da questa crisi, alcune anche inaspettate, come il fatto che la crisi ha avuto un impatto, almeno basandoci sui dati fino ad ora disponibili, maggiore sulle donne. Se questo sarà confermato, bisognerà capire come intervenire e che tipo di politiche adottare, perché c'è il rischio
in un paese come il nostro, in un'area come quella dove io vivo, che è il Sud Italia, dove già la partecipazione è bassissima, che si facciano passi ancora più indietro e che quindi questo possa poi portare costi elevati a livello sociale. C'è anche da pensare a come gestire, ad esempio, eventuali nuove chiusure delle scuole. C'è stato l'intervento nel decreto Cura Italia in cui ad esempio è stato aumentato il congedo, il periodo di tempo aggiuntivo di congedo parentale, e questo anche può essere vantaggioso, ma ha anche tanti rischi, perché tenere le donne lontano dal mercato del lavoro a lungo non è detto che offra poi effetti benefici per le donne stesse. Ci sono, no, anche qua voglio citare uno studio di Martina del 2016 che va a vedere invece l'effetto del bonus infanzia, che riduceva in qualche maniera, dava la possibilità di ridurre il congedo, e lì c'è un effetto positivo da ridurre il congedo sia sui salari che sulla probabilità di restare nel mercato del lavoro. Quindi questa è una fase molto delicata, a mio parere, che può avere effetti che possono essere poi nel lungo termine effetti negativi, fortemente negativi, sulle donne. E quindi è un momento che merita particolare attenzione. È importante avere consapevolezza delle differenze, ma anche delle differenze dei comportamenti, e quindi avere le donne insieme agli uomini che prendono le decisioni, perché sono portatori di cose diverse e tutte utili. Quindi queste sono le cose che secondo me dobbiamo tenere a mente, che abbiamo imparato da quello che abbiamo potuto leggere nei dati che sono adesso disponibili. Vi ringrazio, grazie molte per l'attenzione.